sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia. Sono le 19.04 in studio Massimo Bonella, alla regia centrale a Treviso, a Radio Science TV, abbiamo Rosario Moreno. Un saluto anche a coloro che ci seguono dalla nuova, diciamo, dalla new entry del circuito Radio Science, vale a dire a Radio Treviso Libera, radiotrevisolibera.it. In apertura una notizia, possiamo dire dell'ultimo minuto, perché ci è giunta in redazione pochissimi minuti fa una segnalazione di un avvistamento UFO nell'interveneziano. Siamo all'altezza della cittadina di Marcon, dove c'è, diciamo, la zona dei centri commerciali. Ora, per chi ci segue da fuori ambito locale, siamo, diciamo così, nella parte nord-est di Mestre, tra Mestre e l'aeroporto Marco Polo. Ecco, siamo in questa zona qui. Una notizia che adesso noi andremo a fare delle ricerche, perché è, come si suol dire, una news in corso, e quindi saremo più precisi non appena avremo e se le avremo notizie più dettagliate. Nel frattempo veniamo alla rassegna stampa della nostra testata pianetaoggitv.net. Subito a taglio primo abbiamo due importanti articoli che riguardano gli esteri, firmati dalla giornalista freelance, giornalista indipendente Margherita Furlan, che saluto e ringrazio perché prossimamente sarà una nostra collaboratrice e quindi anche di Radio Science TV, una bravissima giornalista che noi stimiamo molto per la sua precisione e per la sua tenacia nel seguire queste situazioni che accadono nello scacchiere internazionale. Dunque, il primo articolo porta il titolo "Dietro l'olocausto yemenita, il tentativo di isolare l'Iran". Poi l'altro articolo: "Liquidato il presunto attentatore di Strasburgo". Si prosegue, abbiamo una segnalazione interessante, se volete ascoltare un'emittente radiofonica nuova, perché è proprio una novità, trasmette in AM per tutto l'alto e medio versante adriatico, si chiama Radio Diffusione Europea, potete sintonizzarvi sui 1584 per quanto riguarda tutto l'alto adriatico e medio versante adriatico, come dicevo prima, mentre per l'ambito più così strettamente locale, vale a dire Trieste e provincia, sui 819 kHz, che naturalmente anche questa frequenza è in fase di potenziamento. Quindi ci saranno delle novità molto interessanti da questa emittente, diretta da Graziano D'Andrea e Maurizio Castelli, che li saluto, nostri colleghi e anche amici. Dunque, proseguiamo a taglio medio, abbiamo un notiziario di Pandora TV, poi si prosegue il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, da Villa Varda incontro con il gruppo Musica Racconta. E naturalmente un ringraziamento qui va all'associazione Terra Mater per l'accoglienza, l'ospitalità e anche l'assistenza che ha avuto per la stampa. Dunque, una trasmissione questa che viene in onda anche sul circuito del digitale terrestre interregionale, vale a dire sia su emittenti radiofoniche in FM stereo e quindi anche a radiodiffusione europea in AM, e altresì sul web sul circuito di Radio Science TV. Poi ancora un altro settimanale, sempre da Villa Varda, con l'intervista all'educatrice Katia Aurilio, che ci fornisce una spiegazione davvero eccellente. Poi ancora un altro notiziario di Pandora TV, PTV News, un'informazione dall'Unione Valdichiana Senese. Noi siamo presenti, lo ricordo, ecco perché trovate anche questi articoli all'interno della nostra testata internazionale, perché lì siamo, dicevo, presenti tramite l'emittente regionale Teleidea di Chianciano, sempre con il nostro settimanale. Quindi a taglio
medio, oramai medio-basso, un altro articolo di Margherita Furlan, che nei giorni scorsi lo avete sicuramente trovato a taglio primo, dal titolo Le prime voci contro le ingerenze sioniste. Bene, 19.09 in questo momento, ripeto, c'è stato questo avvistamento UFO nell'Interveneziano, nella cittadina, sopra la cittadina di Marcon. Se avremo altre novità su questa notizia, ve ne renderemo conto al termine del nostro approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo, che lo condurrà come sempre a Viano Appi. A questo punto non mi resta che da Venezia girare la linea a Radio Sirius da Pordenone, collegato via Skype al Viano Appi dell'Associazione Culturale Sicomoro, con la sua presentazione degli ospiti, che so c'è un ospite anche molto importante, molto interessante. Prego, Liano. Buonasera Massimo e un benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, cogliamo come un buon auspicio l'informazione di un avvistamento UFO, nei dintorni di Mestre e Venezia, perché ha molto a che fare, con quanto, desideravo fare io questa sera. Questa sera, Massimo, io desideravo fare un omaggio ad una figura estremamente importante della seconda metà del secolo appena trascorso, una figura tanto importante quanto ostacolata, messa nell'ombra, messa a tacere, da poteri che evidentemente non possono sopravvivere alla luce della verità. E parlo del contattista catanese Eugenio Siragusa, che esattamente 40 anni fa, nel novembre del 1978, fu ingiustamente arrestato a Catania con accuse infamanti. E contro di lui fu ordita una congiura per cercare di fermare una voce che divulgava all'umanità il messaggio extraterrestre, un messaggio di pace, giustizia e amore, ma anche carico di moniti per questa umanità. E lo desideriamo ricordare proprio perché il suo messaggio, quello che lui ci portava dalla dimensione extraterrestre e che noi stiamo vivendo oggi sulla pelle con una tremenda attualità, a livello, viviamo questo messaggio, questi moniti a livello sociale, a livello economico, a livello ambientale e spirituale. Un uomo, una società umana, una civiltà, detto tra virgolette, adesso la parola civiltà, un po' messa in ginocchio dalle proprie scelte. E diciamo che per questo ricordo di Eugenio Siracusa ci avvaliamo dell'aiuto di un grande amico, che è Marco Marsili. Buonasera Marco, grazie di aver accolto il nostro invito. Buonasera Alviano, buonasera Massimo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sono onorato di poter partecipare a questa trasmissione. Allora, Marco, tu sei uno studioso, un ricercatore indipendente, sei presidente dell'Associazione Culturale Dal Cielo alla Terra di Gubbio, fondatore e direttore della rivista mensile di scienza spirituale Nuova Poseidonia, e in qualche modo ti sei sempre interessato di filosofia spirituale, di esoterismo, geometria sacra, hai studiato antropologia e hai approfondito anche i temi del contattismo. Tra l'altro, magari lo ripetiamo anche alla fine della trasmissione, so che hai appena finito di scrivere un libro, I viandanti delle stelle, di prossima imminente pubblicazione, non so se magari è già stato pubblicato, ma è già stato pubblicato o sarà pubblicato tra poco, Marco? Grazie Alviano, verrà pubblicato a breve, è in fase Bene. di elaborazione finale, I viandanti delle stelle, questo libro a cui tengo molto, grazie.
e speriamo di poterti avere in trasmissione in quell'occasione, allora quando sarà pubblicato, quando magari io già l'avrò letto per approfondire anche quell'aspetto. Allora, io ho parlato di Eugenio, ho parlato di un contattista. Che cosa si intende per contattismo, Marco? Allora, un contattista, o per meglio dire, perché poi ci sono delle sottigliezze, diciamo così, concettuali, il contattato è appunto un essere umano che viene contattato dalle potenze celesti, da quelle che teologicamente vengono definite le potenze celesti e che a livello scientifico, a livello, diciamo così, terreno umano, possiamo definire extraterrestri, anche se questo termine extraterrestri è stato abusato negli ultimi 70 anni, è stato fatto scempio di questo termine, però così sono extraterrestri, esseri che provengono da altri mondi e da altre dimensioni, che si mettono in contatto, appunto, con gli abitanti del pianeta Terra scegliendo degli ambasciatori. Perché? Quindi il contattista è un ambasciatore di queste potenze extraterrestri. Perché scelgono degli ambasciatori? Perché le leggi cosmiche impediscono loro di contattare tutti pubblicamente per non prevaricare il libero arbitrio delle società meno evolute. Queste sono leggi cosmiche che loro rispettano in maniera ferrea e che gli impongono una determinata metodologia. Fa parte di questa metodologia prendere contatto in questo modo, scegliendo degli ambasciatori. Eugenio Siragusa, come altri, è stato un ambasciatore di questi personaggi, di questi pionieri del cosmo e, lasciatemelo dire, è stato, a mio avviso, il più grande contattista della storia moderna. È stato veramente il più grande, anche perché Eugenio ha avuto uno dei compiti, diciamo, più forti, più impattanti che ha avuto è stato quello di mettere in relazione l'aspetto cosmico con l'aspetto spirituale. Prima di lui nessuno lo aveva fatto. C'erano arrivati, diciamo così, intuitivamente altri contattisti, come ad esempio Howard Menger, come anche George Adamski. Intuitivamente avevano compreso questa relazione tra la realtà cosmica e la realtà spirituale, ma Eugenio ha avuto proprio il compito di diffonderla a livello massivo, questa realtà, e quindi portando, diciamo così, sul piano della logica attuale le antiche conoscenze ormai obsolete e dogmatiche che fanno parte delle religioni di tutto il mondo e delle culture spirituali di tutto il mondo. Forse qui possiamo anche aprire un piccolo inciso. Sappiamo che sono stati anche dei religiosi che hanno ammesso la presenza extraterrestre. La stessa Teresa Neumann diceva che gli esseri luminosi non hanno le ali. E la Bibbia, diciamo, nella Bibbia, anche nel Vangelo, ci sono degli accenni di una presenza che nella nostra tradizione religiosa, diciamo, angelica, ma forse in una visione spirituale, cosmologica, potremmo dire di entità, di esseri più evoluti. Beh, sai, Alviano, il discorso delle ali è anche facilmente spiegabile. A parte il fatto energetico, c'è chi dice che questi esseri hanno una aura, diciamo un campo energetico così luminoso da assomigliare a delle ali, ma a parte questo, nella iconografia classica vengono rappresentati con le ali questi esseri per distinguerli dagli esseri umani, perché sono identici agli esseri umani della Terra, ma per distinguerli vengono identificati appunto attraverso il simbolo dell'ala, che è il simbolo
del volo per eccellenza. Anche oggi le nostre aviazioni hanno nei loro stemmi le ali per significare proprio il volo, per simboleggiare il volo. Quindi assolutamente, diciamo, questo è assodato. Perché? Perché anche leggendo appunto alla luce di queste conoscenze, leggendo gli antichi testi sacri, si evince questo in maniera lampante. Allora, ritorniamo alla figura di Eugenio e all'importanza, del messaggio. È stato estremamente ostacolato, nel suo messaggio, come dicevo, è stato imprigionato. Vediamo un poco anche la figura di Eugenio, la sua esperienza. Alla luce del fatto che queste voci di libertà un poco hanno sempre avuto questo destino, Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, giusto per citarne qualcuno, ma anche Davide Lazzaretti, il monaco Rasputin, Esatto. queste persone che sono state portatrici di profonde verità. Stanno trovando, hanno trovato nel passato e tuttora stanno trovando, perché la vicenda di Eugenio è comunque molto recente, una forza antagonista in questo mondo. Allora io ti chiedo intanto di dare un quadro per chi non lo conoscesse un poco, qualche accenno alla vita di Eugenio e anche alle difficoltà che ha dovuto superare. Molto volentieri, Alviano. Facciamo, diciamo così, qualche cenno biografico. Eugenio Siragusa nasce a Catania il giorno 25 marzo dell'anno 1919. Nasce da una famiglia della medio borghesia catanese e, come diciamo, cresce come tutti i bambini dell'epoca, no? Non completa gli studi. Lui prende la licenza, consegue la licenza elementare, ma poi non prosegue gli studi perché è molto vivace, ha molta inventiva e la disciplina scolastica non gli andava a genio, probabilmente. E nel giro, ecco, dopo l'adolescenza diventa militare, entra nella Regia Marina. E addirittura va in guerra e lui in guerra partecipa a diverse battaglie. Per questo riceverà anche attestati di onorificenza, riceverà addirittura due medaglie, due croci al Sì. valore, perché partecipa alle battaglie come capocannoniere sommergibilista. Finita la sua esperienza come militare, lavora al Dazio di Catania e proprio mentre ancora stava lavorando al Dazio di Catania, stiamo parlando ormai di qualche decennio dopo, il 25 marzo, quindi il giorno del suo compleanno, il 25 marzo dell'anno 1952, quando lui compiva 33 anni. Vive l'esperienza che cambierà per sempre il corso della sua vita. Lui si stava recando al lavoro, attendeva il filobus in Piazza dei Martiri a Catania, sul lungomare, diciamo così, un po' spostato rispetto al lungomare, ma da lì si vede bene il mare. E mentre aspetta questo filobus, a quell'ora di mattina molto presto non c'era molta gente, non c'era quasi nessuno presente, lui vede nel cielo un qualcosa di strano, vede un oggetto luminoso all'interno del quale riconosce una forma che poi oggi sappiamo che è la classica forma del disco volante. Lui diceva la forma di un cappello da prete, un cappello da cowboy, è la forma del disco volante. Da questa luce viene proiettato un raggio luminoso che spaventa tantissimo Eugenio, lo atterrisce. Lui pensa addirittura, avendo un diciamo retroterra culturale da militare, Militare, sì. lui immagina che sia qualche esperimento bellico, addirittura pensa alla bomba atomica, alla bomba nucleare.
e si rannicchia dietro un pilastro di pietra lavica, ma è immobilizzato dalla paura e dal terrore. Fino a che questo raggio pian piano si avvicina, fluttuando, diciamo così, alla sua persona e lo investe, lo compenetra. Da quel momento lui si alza in piedi e dirà: io non sono più quello che ero prima, cioè la sua personalità viene immediatamente ridimensionata, lui si sente diverso, lui racconta, e ci sono delle interviste a testimoniarlo, lui racconta che guardandosi intorno trovava primitiva l'architettura che lo circondava, a parte il fatto che subito dopo essere stato compenetrato, dopo essere stato investito da questo raggio luminoso, osserva estasiato l'oggetto da cui il raggio è partito e questo oggetto compie delle pulsazioni, sistole e diastole, per poi proiettarsi verso l'orizzonte nel cielo e scomparire. Lui si guarda intorno e prova questo senso di disgusto, addirittura a camminare, a percorrere quelle strade, sale nel filobus perché arriva, quindi lui sale, ma è in una condizione, diciamo così, completamente alterata, tanto che il controllore pensa che Eugenio gli sia successo qualcosa, che sia impazzito, perché Eugenio non risponde alle frasi, alle domande del controllore, tant'è che arriva al lavoro e si fa esonerare e torna a casa per quella giornata. Da lì inizia la sua grande, immensa avventura, la sua grande storia come contattista, la sua epopea anche per certi versi, no? Diciamo che, scusami, ha una sorta di risveglio interiore. Assolutamente, ha una sorta di risveglio interiore e sente fin da subito, in realtà questo accadeva già da un anno. Però in maniera più sporadica. Ad ogni modo, lui sente fin da subito una voce interiore chiara. Lui dice: sembrava che la mia mente fosse una radio, e poi dice: gli extraterrestri me lo confermarono, mi confermarono dicendomi che il cervello umano è una radio ricevente e trasmittente irripetibile. E questa voce lo istruisce, iniziano a sciogliersi dentro di lui questi nodi di sapienza, di conoscenza. E questa istruzione gradualmente procede e va avanti per molti anni, per 10-11 anni, fino a che nell'aprile, il 30 aprile del 1962, e parliamo che diciamo che in questi 10 anni lui andava ad esempio sull'Etna, si isolava dalla sua famiglia, poi tornava, insomma viveva questo grande risveglio spirituale in maniera molto forte. E scriveva tantissimo, scriveva quello che gli veniva dettato da questa voce, scriveva le sue impressioni personali, disegnava, lui che non era avvezzo al disegno, che aveva voti bassissimi in disegno, iniziò a disegnare la storia dell'umanità terrestre, gli antichi continenti, mule, muria, Atlantide, addirittura disegnava cartelloni di papiri, diciamo, quindi carta pergamena, se non sbaglio, lunghi anche 6 metri, affinché tutto entrasse in questi disegni, e disegna anche diciamo così, dei mandala, dei diagrammi che concettualmente esprimono le più alte conoscenze spirituali, scientifiche spirituali della storia dell'umanità. Ricordiamolo che lui ha fatto la quinta elementare, era completamente avulso, era completamente ignorante rispetto a tutto quello che riguarda la spiritualità per come la intendiamo. Ecco, questo in questi 10 anni e da lì in poi per sempre. Ma dopo questi 10 anni, il 30 aprile del 1962, si sente chiamato sempre da questa voce interiore, da questo senso di trasporto interiore, si sente chiamato a salire sull'Etna, presso il cratere spento del monte Sona Manfre, e lì ha il primo incontro con i signori delle stelle, con i fratelli dello spazio, come amava chiamarli.
e si avvicina, scende dall'auto. Innanzitutto, salendo, lui chiedeva: "Ma posso portare qualcuno con me?" "No, devi venire solo", la risposta della voce interiore di questi esseri meravigliosi. Scende dalla macchina, era notte, quindi comunque anche una situazione, diciamo così, che non favorisce molto ad essere coraggiosi, no? Comunque un po', diciamo così, di spavento sicuramente uno ce l'ha nel cuore. In una situazione del genere, così è proprio il caso di dirla, aliena. Certo. Sale, sale, è proprio il caso di dirlo, sale una stradina di questo cratere spento, e gli vengono incontro due esseri. Gli vengono incontro due esseri che lui poi identificherà chiamandoli con il nome di Astar Sharan e Itakar, che sono due esseri, diciamo così, direttivi rispetto a quella che è conosciuta come la Confederazione Interstellare. La Confederazione Interstellare è l'insieme di migliaia di civiltà extraterrestri evolute e super evolute, quindi di civiltà e di super civiltà, che sono appunto confederate e che sono strutturate secondo una gerarchia precisa. E questi esseri appartengono, gli esseri con cui era in contatto Eugenio, appartengono al quadro direttivo, ok? Quindi esiste il quadro esecutivo e il quadro direttivo. E il quadro direttivo è composto da esseri super evoluti che hanno sicuramente affinità e attinenza con l'ambito spirituale, prettamente spirituale, non soltanto quindi cosmico, anche se poi dire cosmico e dire spirituale è un po' dire due facce della stessa medaglia. Comunque, a questo incontro, dove loro gli dettano il primo grande messaggio da rivolgere ai potenti della Terra, e lui lo invierà ai potenti della Terra, un messaggio che invita alla immediata cessazione delle sperimentazioni nucleari, perché? Perché le sperimentazioni nucleari avrebbero prodotto, come poi effettivamente è accaduto, avrebbero prodotto una distonia, un disquilibrio. A causa delle radiazioni, a causa delle conseguenze inquinanti, avrebbero prodotto un disquilibrio neuronale che gli extraterrestri chiamano Harbar, con l'H davanti, Harbar, che è denominata la peste dei neuroni del cervello, che spinge l'uomo a uccidere e a uccidersi. Quindi questi famosi raptus che provocano tanti delitti nella nostra società derivano in gran parte da questa malattia dei neuroni del cervello, da questo Harbar. E lui purtroppo ha visto compiersi impietosamente le profezie che lui stesso divulgava. Oggi più che mai sono sotto gli occhi di tutti, no? Questi eventi. E ecco, riceve appunto questo primo grande messaggio, e da lì in poi inizia la sua grande divulgazione di massa. Quindi comincia, viene invitato a destra e a sinistra, addirittura sostituisce Adamski al Congresso Internazionale Ufologico, perché Adamski lascia questo mondo, e lui l'anno successivo c'è Eugenio che lo sostituisce. E inizia appunto la sua grande avventura divulgativa, per la quale lui ha lasciato veramente proprio tutto, tutto. Lui ha dedicato la sua intera esistenza a questa grande opera di divulgazione che gli extraterrestri stessi hanno denominato Dal cielo alla terra. Senti, Marco, allora intanto ti do una informazione così biografica rispetto a quello che tu in modo veramente molto bello hai descritto, questo il primo incontro fisico di Eugenio con questi signori cosmici, è stato riportato anche dalla Domenica del Corriere. Io mi ricordo che al tempo io avevo 7 anni, ma mio nonno era abbonato alla Domenica del Corriere e io mi ricordo benissimo che era stata riportata anche su quel quotidiano settimanale, adesso non mi ricordo, ero piccolo, il racconto, la foto, una specie di disegno dell'incontro, non una foto, un disegno, e il racconto
Mi aveva tanto emozionato, ero piccolo, mi aveva veramente tanto emozionato. Allora, questi signori hanno questa grande urgenza perché l'omaggio che noi vogliamo rendere ad Eugenio era la profonda verità, l'intensità con la quale lui ha portato avanti il suo lavoro, ma anche la profonda verità. Di questo messaggio profetico quasi fatto dagli extraterrestri su quella che era una china che avrebbe rischiato di prendere, che poi ha preso l'umanità e che oggi possiamo vedere con i nostri occhi. Tu, dal tuo punto di vista, come lo consideri questo messaggio a quello che viviamo oggi? Quello che ci veniva detto, che ci è stato detto, e che possiamo anche dire, magari tu lo puoi dire con maggiore precisione di me, gli avvistamenti, le testimonianze sulla presenza extraterrestre sono grandissime, avvalorate da foto, messaggi, video, ecco, di tutti i tipi. Sì, Prego. assolutamente. Innanzitutto, Alviano, volevo dirti che grazie ad un ragazzo della nostra associazione culturale Dal Cielo alla Terra Gubbio, anche noi siamo in possesso dell'uscita della Domenica del Corriere di cui hai parlato, quindi abbiamo in archivio ed è stato un onore e un'emozione grandissima tenere tra le mani questo giornale, aprirlo e vedere che dentro c'era l'articolo su Eugenio Siragusa e il suo incontro, la foto di lui che indicava l'altezza di questi esseri che erano alti più di 2 metri e la descrizione di questi personaggi incredibili. Quindi così una piccola parentesi gioiosa per Certo. noi cultori. Esatto. Io penso che il messaggio profetico di Eugenio Siragusa si sia compiuto, si sia avverato completamente. Gli extraterrestri dicevano: voi siete ora, lo dicevano negli anni 60 e 70, voi siete ora nella fase ipercritica. Se non tornate sui vostri passi e se non mettete le cose al loro giusto posto, entrerete presto nella fase ipercaotica, che è una fase dalla quale non si torna indietro, cioè la fase ipercaotica culmina nei cataclismi, culmina nella decadenza totale della società. Quindi questo noi lo stiamo vedendo, perché gli appelli di Eugenio Siragusa sono caduti nel vuoto, anche se lui ha potuto parlare, ha potuto ad esempio avere un rapporto epistolare con il presidente degli Stati Uniti d'America, Eisenhower, ci sono le lettere a testimoniarlo, ha ricevuto risposta anche dal capo di gabinetto francese de Gaulle, ha ricevuto addirittura una lettera augurale natalizia, se non sbaglio, e comunque di encomio da parte di Papa Paolo VI, che sapete che Eugenio aveva fondato il Centro Studi Fratellanza Cosmica. Bene, il Papa indirizzò questa lettera con scritto al venerabile Centro Studi Fratellanza Cosmica. Ok, quindi stiamo parlando di contatti ai massimi livelli mondiali, di istituzionali e religiosi, politici e religiosi. Quindi, a parte questa possibilità, ad ogni modo resta il fatto che i potenti non hanno cambiato rotta, non hanno assolutamente cambiato rotta. Quindi hanno portato avanti i loro interessi materialistici a discapito sia di una evoluzione etica e spirituale dell'umanità, dei popoli, sia a discapito di conseguenza anche a discapito del contesto ambientale in cui viviamo, perché noi abbiamo, nel giro di 100 anni, abbiamo distrutto un pianeta, abbiamo portato un pianeta alla deriva, e il grande rischio, il grandissimo rischio è quello da scongiurare, è quello della guerra atomica, perché un determinato numero di esplosioni atomiche in un'eventuale guerra atomica, ricordiamo che oggi la più piccola bomba atomica di oggi è decine di volte come,
ha una potenza, diciamo così, distruttiva di decine di volte superiore delle bombe cadute su Hiroshima e Nagasaki. Un determinato numero di esplosioni atomiche oggi sono in grado di mettere, in fuga l'asse terrestre del pianeta Terra. Questo significa, che il pianeta Terra potrebbe, in quel caso, uscire dalla propria orbita. E come una cellula impazzita, come una cellula cancerogena, in effetti i pianeti sono cellule del corpo macrocosmico, come una cellula cancerogena potrebbe andare in circolo, nel sistema solare e, avvelenare il sistema solare che fa parte di un gruppo di altri sistemi solari, che fa parte di un gruppo più grande di altri sistemi solari in una determinata parte della galassia dove c'è gente che vuole vivere in pace. Invece noi abbiamo il grande potere di mettere a repentaglio l'equilibrio universale, l'equilibrio cosmico. E questi esseri sono qui anche e soprattutto per questo. Quindi noi oggi vediamo compiersi appunto impietosamente le previsioni fatte dagli extraterrestri tramite Eugenio Siracusa e tramite altri contattisti, ma alla fine le profezie non sono altro che questo, sono previsioni in grado di, cioè previsioni con una capacità di calcolo immensamente superiore alla nostra. Noi abbiamo oggi un piccolo esempio, noi abbiamo oggi la possibilità di prevedere il tempo meteorologico da qui alla prossima settimana. Ecco, questi esseri con le loro capacità di calcolo hanno la possibilità di prevedere il tempo meteorologico da qui ai prossimi 10.000 anni. Hanno la possibilità di prevedere anche i cambiamenti, i mutamenti sociali da qui ai prossimi millenni. E noi le chiamiamo profezie, ma sono previsioni. Tutto è scienza, non c'è niente di spiritualeggiante e di fumoso e di vago. Sono previsioni scientifiche che hanno una doppia possibilità di attuazione, di manifestazione finale. Hanno la possibilità di esprimersi le profezie a livello positivo o a livello negativo. La vera profezia ha sempre il doppio finale. E perché? Perché dipende, la profezia stessa, l'esito della profezia stessa dipende dalle scelte dei popoli, quindi dal libero arbitrio, dalla libera determinazione dei popoli. Oggi siamo in una situazione terrificante. Noi, Alviano, facciamo parte del 1,5 miliardi di persone ricche nel mondo, ma su 7, ormai 8 miliardi di persone che ci sono nel mondo, tutti gli altri muoiono di fame, chi più chi meno, di fame, di guerra, di malattie. Quindi noi parliamo così, diciamo, serenamente, più o meno serenamente, da dietro a un computer e possiamo permetterci di parlare di queste cose e anche di far filosofia, ma c'è gente che non ha da mangiare, c'è gente che muore ogni 3 secondi, c'è gente che soffre ed è la maggior parte della gente che vive su questo pianeta. Non è una parte, è la maggior parte, la stragrande maggioranza. Quindi per loro la cosiddetta apocalisse è già iniziata, anzi è nella sua fase finale, perché siamo ad un livello incredibile. La stessa scienza, diciamo così, ufficiale ci dice che massimo entro 20 anni i sistemi biologici vanno in collasso. Quindi è come se il pianeta Terra si estinguesse a livello ambientale, a livello ecologico. Questo è terrificante, ma noi è Natale e bisogna andare a fare le Certo, compere e ce ne freghiamo, no? profetizzare vuol dire dire prima, e certamente come tu avevi accennato, gli extraterrestri parlano di una situazione ipercritica, cercando di avvisarci in tempo di fare un cambiamento prima di entrare in una situazione iper caotica, come accennavi, da cui non c'è ritorno. Questo tipo di avvisi, questo tipo di profezie sono stati dati anche ben prima dalla Madre Celeste in tantissime apparizioni, ma è come se l'uomo in qualche modo avesse perso alcuni punti di riferimento della propria evoluzione che sono fondamentali, che sono un po' i processi di causa ed effetto, e
quella che dovremmo dire, che sono messaggi che sono stati dati ad Eugenio, sembra che sia stato dimenticato anche l'insegnamento della reincarnazione, per cui a livello spirituale l'uomo si getta in un materialismo sfrenato, dimenticando la sua dimensione superiore. Questo problema, questa incapacità di fronteggiare e di cambiare, quanto dipende secondo te da questa ignoranza spirituale in cui ci siamo inabissati? Io penso che dipenda completamente da questa nostra ignoranza, ma è un'ignoranza che purtroppo è voluta, è studiata a tavolino, che se ne dica, questo ci danno dei complottisti, ma se il complotto esiste, esiste il complottista. Non è che un complottista è così perché è pazzo, è così perché esiste un complotto, altrimenti non esisterebbe il complottista. Guardiamo come vanno le cose. Quindi esistono dei piani studiati a tavolino per addormentare le masse. Noi oggi siamo in questa condizione perché non abbiamo ascoltato gli appelli che ci sono arrivati da parte delle potenze celesti, da parte delle forze cosmiche extraterrestri. Non abbiamo nemmeno ascoltato gli appelli che ci sono arrivati da parte dei semplici scienziati terrestri. Abbiamo ignorato tutto, abbiamo ignorato la cura della gioventù, abbiamo cresciuto dagli anni 60 ad oggi, abbiamo cresciuto generazioni di persone tirate su a zucchero e videogame, abbiamo cresciuto, abbiamo, diciamo così, promosso delle mode e dei modi di vivere completamente contrari all'etica e del tutto, diciamo così, svincolati da quella che è la realtà. La cultura ormai non esiste praticamente più, è diventato, se tu, anche se facciamo un confronto, ad esempio, fra il livello culturale che avevano i ribelli sessantottini e il livello culturale che hanno i giovani d'oggi, ma i giovani d'oggi in confronto non sono nemmeno all'asilo nido. Quindi, siamo ad un livello di decadenza che l'umanità ha visto raramente, forse soltanto ai tempi di Atlantide, ma questo è un altro discorso. Comunque oggi queste previsioni si compiono sotto i nostri occhi e quello che si può fare è cercare di essere uomini e donne di buon senso e cercare di prenderci cura del prossimo che soffre. Questo è fondamentale, perché al di là poi delle conoscenze, che sono a mio avviso importantissime, ma al di là delle conoscenze teoriche, qui c'è da mettersi al lavoro, perché c'è gente che soffre, c'è gente che sta male e c'è da sporcarsi le mani. Senti, perché una sarebbe o potrebbe essere saggio, intelligente, ritenere che l'essere umano passi attraverso diverse incarnazioni, diverse prove sul piano materiale, invece che un poco come insegnano i dogmi cattolici, vieni a questo mondo, fai la tua vita, poi muori, alla fine ci sarà un giudizio e vediamo che cosa succede. Ma sai, Albiano, il dogma cattolico è stato indetto dopo Cristo, circa 300 anni dopo Cristo. Fino ad allora la reincarnazione era una realtà, diciamo così, pacifica, cioè era normale conoscere la realtà della reincarnazione e prenderla in considerazione come una realtà proprio naturale dell'essere umano. D'altra parte, la religione cattolica, insieme a quella islamica e sicuramente a quella ebraica, in parte, anche se nell'ebraismo in alcuni gruppi, diciamo, mistici si parla di reincarnazione, sono le uniche correnti religiose nelle quali non viene presa in considerazione la reincarnazione. In tutte le altre, che rappresentano, diciamo così, raccolgono miliardi di persone, la reincarnazione è naturalmente considerata una realtà. È, diciamo così, anche una condizione logica dell'essere, perché, diciamo così, ogni incarnazione rappresenta una classe scolastica, mettiamola così, in maniera un po', semplice e grossolana, forse. Piano piano che si avanza, che si apprendono nuove lezioni e si superano certi esami,
si avanza, si cresce e si frequentano le classi superiori. Le classi superiori significa avere delle incarnazioni migliori rispetto a quelle precedenti, delle condizioni di vita migliori e delle prove anche magari più raffinate da dover superare, fino a che si evolve a tal punto da far parte di società, diciamo così, super evolute. Che cosa significa? Significa che noi, anche gli extraterrestri, anche questi esseri divini, sono spiriti come lo siamo noi. Noi siamo incarnati in un corpo fisico di materia pesante, passami il termine, Certo. e questi esseri sono incarnati in corpi fisici di materia più sottile. O addirittura sono incarnati in corpi astrali, cioè corpi sublimi, fino ad arrivare agli esseri divini che sono incarnati e si manifestano in corpi idrogenali, in corpi di luce. Ok? Questo è la naturale evoluzione dello spirito. Anche loro sono come noi. Cristo ha detto: voi siete dei e farete cose più grandi di me. Cosa intendeva dire? Che nella scala evolutiva noi avremo superato addirittura quello che ha fatto Gesù. Quindi, certo, no, no, certamente oggi non lo stiamo facendo. Quindi, a cosa si riferiva? A qualcos'altro. Quindi, questa è la naturale evoluzione. Noi siamo destinati a diventare dei, siamo destinati a manifestare quelle qualità, però bisogna coltivarle. Ok, ci metteremo eoni, ci metteremo miliardi di anni, ma il destino è quello là. Però bisogna darsi da fare, bisogna coltivarle. La via ci è stata insegnata sia a parole sia con l'esempio da un certo Gesù Cristo che 2000 anni fa ha dato tutto per insegnarcela. Quindi diciamo così, possiamo sintetizzare che l'unico vero e autentico percorso spirituale, sentiero spirituale, se vogliamo, che vale la pena seguire e che rappresenta e significa questa evoluzione di cui ho parlato, è ama il prossimo tuo come te stesso. Questo qui si racchiude tutto, perché se noi mettessimo in pratica l'ama il prossimo tuo come te stesso, se lo mettessimo in pratica nella medicina, nell'istruzione, nella politica, nell'economia, in ogni ambito della vita sociale, la società si trasformerebbe nel giro di pochissimi anni e diventerebbe un paradiso terrestre la Terra. Certamente in questo momento diciamo che noi come umanità in generale abbiamo inserito una sorta di retromarcia, sebbene ci sono le persone che si stanno avvalendo invece purtroppo in misura minore di questo messaggio. Ricordiamo che Eugenio diceva che questa visita extraterrestre era messianica e siccome adesso abbiamo ancora giusto 2 o 3 minuti, io ti chiedo questa visita messianica e questo valore, questo messaggio messianico non è morto con Eugenio, però continua ancora oggi. Ancora oggi ci sono uomini che portano Assolutamente. avanti questo messaggio. Assolutamente, proprio nell'ambito dell'esperienza di Eugenio Siragusa c'è stato un personaggio che è cresciuto e maturato alla luce degli alti valori trasmessi da Eugenio Siragusa, che è stato Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni, lo ricordiamo, è un mistico ed anche un contattista, se vogliamo, che ha ricevuto le stimmate a Fatima il 2 settembre del 1989 dalla Divina Madre. E questo segno potentissimo è stato valutato anche in ambito scientifico a destra e a manca, quindi è avallato, diciamo, anche da prove scientifiche concrete. Ma come diceva il maestro Gesù Cristo, dai loro frutti conoscerete chi sono. Un albero buono non può dare frutti cattivi, un albero cattivo non può dare frutti buoni. Ecco, se uno valuta i frutti della vita di Giorgio Bongiovanni, i dubbi scompaiono. E Giorgio ha ricevuto da Eugenio il mandato di proseguire la sua opera.
opera. Io ricordo che nell'anno 1992 Eugenio Siragusa ha affidato pubblicamente, di fronte alle delegazioni di tutto il mondo, di tutti i gruppi che seguono questo discorso, e di fronte anche a televisioni nazionali e internazionali, Eugenio Siragusa ha affidato. Nel 1992 ha affidato la prosecuzione dell'opera, di questa opera di divulgazione spirituale extraterrestre a Giorgio Bongiovanni, gliel'ha affidata, ok? Quindi da quel momento Giorgio prende le redini della situazione, ci sono delle trasformazioni a livello metodologico nell'opera, in questa grande opera di divulgazione, delle trasformazioni che portano questa operatività a radicarsi nel tessuto sociale. Vorrei dire che, siccome abbiamo poco tempo, vorrei dire che dai frutti di questa nuova metodologia sono nate delle branche di espressione operativa molto importanti. È continuato sicuramente l'aspetto di divulgazione scientifico-spirituale, l'aspetto messianico che annuncia il ritorno di Cristo, degli avatar, eccetera, e si è spostato anche nell'ambito, si è aperto anche nell'ambito della lotta sociale e si è aperto anche nell'ambito della solidarietà. Ricordo l'associazione ONLUS Funima International, per quanto riguarda l'ambito della lotta sociale, della lotta alla corruzione, ricordo la rivista Antimafia 2000, diretta proprio da Giorgio Bongiovanni, ma dal crogiuolo di questo fuoco appunto operativo nasce oggi, proprio in questo periodo storico, un movimento artistico e culturale internazionale che non ha, diciamo così, niente a che vedere con l'aspetto spirituale. Ecco, io lo dico sottovoce, non ha niente a che vedere, perché per me tutto ha a che fare con l'aspetto spirituale. Certo. Ma diciamo così, a livello sociale, di impatto sociale, nasce questo movimento che si chiama Our Voice, che è portato avanti da questi ragazzi giovani, pieni di entusiasmo, meravigliosi, che è a tutti gli effetti una concreta alternativa alla decadenza generale che vediamo nella nostra società. Quindi oggi è possibile aderire a delle realtà alternative alla decadenza dilagante. Our Voice per i giovani sicuramente è un punto di riferimento e deve esserlo un punto di riferimento immenso, perché dà la possibilità ai giovani di esprimersi a livello artistico, sia con il teatro, con la musica, con appunto la recitazione, con la poesia, con la danza, con tutto quello che riguarda la realtà artistica, e sono organizzati benissimo. Sono già centinaia di ragazzi in tutto il mondo e si stanno espandendo a macchia d'olio. Io sono felicissimo di poter parlare di loro in questo momento, in questi termini, perché questi ragazzi rappresentano una parte della possibilità di salvezza per questa umanità. Io so che sto dicendo cose grandi, ma questo è sicuramente il mio pensiero. E se guardiamo, come ho detto prima, ai frutti, vedremo che non sono esaltazioni, ma sono dati di fatto, oggettivi. Quindi questo è il discorso importante da fare. Guarda Marco, siccome c'è poco tempo, fai molto bene a parlare di queste cose, anche se sono cose forti, perché c'è talmente poco tempo, che bisogna andare direttamente al cuore delle persone, e le persone capiranno se sono cose troppo grandi o se invece sono semplicemente, tra virgolette, semplicemente cose vere. Io ti ringrazio profondamente del bellissimo intervento, della chiarezza, con la quale hai fatto la tua esposizione. E chi ti volesse sentire, seguire, che contatti, che suggerimenti puoi dare? Allora, io ho una pagina Facebook, un profilo Facebook, Marco Marsili, abbiamo il gruppo Facebook che si chiama Dal Cielo alla Terra Gubbio, Associazione Culturale, e la mia mail per contattarmi per qualsiasi cosa è marcomarsili.web@gmail.com.
porto avanti dei seminari web, facciamo incontri pubblici, privati, organizziamo eventi, seminari, organizziamo conferenze, convegni, cineforum, riunioni, dibattiti aperti, facciamo di tutto 27 ore su 24 per portare avanti questi grandi insegnamenti che abbiamo ricevuto e che dobbiamo onorare a tutti i costi. Quindi questo è. Io ti ringrazio, Alviano, della possibilità e sono sempre felice di poter partecipare alle tue interviste. Bene, allora in attesa di poter commentare con te i viandanti delle stelle di prossima pubblicazione, ti mandiamo un forte abbraccio e io ripasso la linea a Massimo Bonella. Buonasera a tutti. Saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Bene, allora stacchiamo da Radio Sarso e riprendiamo qui a Radio, anzi nessuna radio, riprendiamo qui a Pianeta Oggi TV, testata giornalistica O News di Venezia, pianetaoggitv.net, sono 19:58 minuti. Dunque, stavo nel frattempo cercando nella rete se c'era qualche notizia per questo avvistamento che c'era stato segnalato nell'interveneziano sopra la cittadina di Marconne, ma non ho notizie al momento. Però possiamo dirvi che in questa zona di avvistamenti negli anni scorsi ce ne sono stati diversi, io ve ne riporto alcuni, ad esempio nella zona di Spinea e anche poi in Alpago. Qui era il 9 aprile del 2017, due UFO a Spinea sono stati, diciamo, dunque, sono stati gli esperti dell'aeronautica militare a confermare questo, poi ancora, e qui c'è appunto il quotidiano locale che aveva appunto realizzato un articolo, il Gazzettino, poi ancora avvistamenti a Carole a decine, lo riportava la Nuova Venezia, era il 14 maggio 2011, avvistamenti venerdì sera, la gente fermava l'auto per scendere, guardare, commentare, fotografare, mistero sullo sciame luminoso. Poi ancora ci sono state delle conferme dell'aeronautica su avvistamenti UFO nei cieli di Chioggia, siamo appunto sempre nell'Alto Adriatico, qui era il 1 marzo 2014. Avvistamenti poi anche a Jesolo, nella parte, diciamo, del Veneto orientale, erano descritti come UFO che si muovevano a zig-zag. Qui era il 3 giugno del 2010. Poi ancora nel Veneto orientale, segnalazioni di UFO a Merlo, 15 aprile 2015. Eccetera, eccetera, ci sono diverse segnalazioni in questa località. Dunque, sono le ore 20, ancora una notizia. Dunque, abbiamo aggiornato la nostra home page di Pianeta Oggi TV con questo comunicato stampa. Il 19 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, concerto di presentazione del CD Book Ingresso ad offerta responsabili. Dunque si intitola E torneremo a Baita, un CD Book di Erika Boschiero e Sergio Marchesini con gli acquerelli di Paolo Cossi per un omaggio in musica alle Dolomiti. Concerto di presentazione Treviso, 19 dicembre, ore 21. Dunque è tutto, guardavo se c'è qualche ultima ora o meglio ancora qualche ultimo secondo, se vogliamo dire, su quella notizia data in apertura, ma no, non emerge niente. Ecco, ritornando al comunicato stampa che trovate a taglio primo nella nostra testata, Omaggio alle Dolomiti, ricordo che Erika Boschiero, una nota artista musicale, era stata intervistata più volte anche da noi, da Pianeta Oggi TV e da Radio Science TV. Quindi appuntamento a Treviso, 19 dicembre, ore 21, presso il teatro comunale che si chiama Mario del Monaco.
settimana, contatto con una di Treviso. È tutto allora per le, anche per le notizie. Da Massimo Nelli in studio vi ringrazio per averci seguito, saluto anche gli amici che ci stanno ascoltando da Terni, molto interessati alla tematica dell'ufologia che avete sentito prima con Albiano Appi. Noi ci sentiamo domani precisamente alle 22:50 sulle frequenze del digitale terrestre di Video Telecamera con il nostro settimanale Pianeta Oggi Report. Grazie per averci seguito, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.